Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi vi presentiamo una splendida idea, una rosa di pan brioche salata con un delizioso ripieno. Vi piacerebbe fare qualcosa di nuovo e innovativo che riesca a stupire i vostri cari? Ebbene, questa è la ricetta perfetta per voi. Iniziamo! Iniziamo la nostra ricetta facendo il lievitino. Quindi in una ciotola mettiamo 100 ml di latte tiepido, 7 g di lievito secco, 20 g di miele e 50 g di farina manitoba. Mescoliamo bene con un frustino, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo 10 minuti ad agire. Mentre il lievitino riposa, ci occupiamo dell'impasto. Prendiamo una ciotola più capiente e aggiungiamo 450 g di farina manitoba e 9 g di sale. Mescoliamo per bene con le mani, poi aggiungiamo il lievitino, guardate com'è venuto bene, un uovo e un tuorlo, 110 ml di latte tiepido e iniziamo ad amalgamare a mano tutti gli ingredienti. Quando arriviamo a questo punto, trasferiamo il composto sul piano da lavoro, lo lavoriamo per un po' e aggiungiamo 50 g di burro molto morbido, poco alla volta, e impastiamo per circa 10 minuti. Fatto ciò, formiamo una palla, la trasferiamo in una ciotola unta d'olio, passiamo l'impasto da entrambe le parti, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare fino al raddoppio, per circa un'ora e mezza. Guardate che bello è il nostro impasto! Lo trasferiamo sul piano da lavoro, poi possiamo pesarlo e dividerlo in 15 parti uguali, aiutandoci con una bilancia. Dopodiché prendiamo un pezzettino, lo pieghiamo su se stesso, poi verso l'interno per formare una pallina, chiudiamo i bordi nella parte inferiore e pirliamo per donare una forma più sferica. Voilà! Continuiamo così con tutte le restanti. Infine copriamo con pellicola e le lasciamo mezz'ora a riposare. Dopo prendiamo una pallina e la stendiamo fino a formare un cerchio con diametro di 10-12 cm. Poi ci dedichiamo al ripieno. Noi abbiamo scelto del prosciutto cotto e dell'Herdamer fondente tagliato a cubetti. Voi potete scegliere qualsiasi tipo di ripieno. Basta che non utilizziate come formaggio la mozzarella, perché rilascerà molta acqua. Poi prendiamo il lembo inferiore e lo facciamo combaciare con quello superiore chiudendolo, formando una specie di semiluna. Schiacciamo i bordi con le dita e per dare una chiusura definitiva usiamo una forchetta. Pressiamo di nuovo con le dita ed ecco qua! Continuiamo così con altri 13. Con l'ultima pallina, infatti, non facciamo una semiluna, ma un fagottino. Quindi lo stendiamo, gli mettiamo il ripieno, poi chiudiamo i lembi come sta facendo la mamma. Li stringiamo nella parte inferiore e come al solito la pirliamo un po'. Eccola qui! Adesso prendiamo una teglia di 24 cm di diametro coperta con carta forno e iniziamo ad aggiungere tutti i vari petali sulla teglia. Nel primo giro ne mettiamo 6, nel secondo giro mettiamo 5 petali, nel terzo ne mettiamo 3 e per ultima mettiamo la nostra bellissima pallina che farà da pistillo. Infine cospargiamo su tutti i petali dell'albume d'uovo, copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per 30 minuti. Poi scaldiamo il forno a 180 gradi statico. Successivamente togliamo la pellicola e cuociamo per 40 minuti. Dopo i 30 minuti consigliamo di coprire con un foglio di alluminio per evitare di dorare troppo la nostra rosa. Ecco a voi la rosa appena sfornata. La lasciamo raffreddare 5 minuti nella teglia. Poi la trasferiamo su una griglietta e la lasciamo raffreddare completamente. Infine volevamo farvi vedere come si presenta all'interno di un petalo. Guardate com'è bello, morbido! Proprio si nota benissimo il Herdamer fuso e il delizioso prosciutto all'interno.
Insomma, una vera leccornia. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meraviglia. Mamma mia che buono! Cosa posso dirvi? È davvero spettacolare! È cotto alla perfezione, saporito al punto giusto. Il prosciutto e il Lerdammer fondente si sposano benissimo insieme e donano al pan brioche un gusto davvero unico. Insomma, è una ricetta fantastica, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.